Io c'ero. E tu? Con questo titolo, il sottotitolo è Un lavoro, una vita, si è aperta nella sala consiliare del municipio di Rodano, a soli 10 km dal centro di Milano e a 3 km dall'aeroporto di Linate, un'importante mostra fotografica di Adriano Alecchi. In questo angolo di Lombardia, dove le ottocentesche cascine agricole trovano una nuova vita in agglomerati abitativi, vive l'Alecchi, noto fotoreporter del settimanale Panorama degli anni ruggenti. 70 anni portati magnificamente, di cui 45 passati dietro l'obiettivo, l'Alecchi ha pubblicato le sue foto sulle più prestigiose testate giornalistiche: Il Giorno, Il Corriere della Sera, Epoca, Oggi, Grazia, Time, Paris Match, Le Figaro, Il Globo e diverse copertine di libri. La mostra, che raccoglie 93 opere, esibisce scatti che sono a documentazione storica di fatti e avvenimenti che fanno parte della nostra storia recente. Scatti che fissano attimi irripetibili accaduti nel mondo e che molti troveranno quasi familiari per averne sentito parlare, mentre i più anziani avranno visto attraverso i media oppure attraverso Panorama stesso. Ma ogni scatto ha una sua vita propria, una sua vicissitudine. Durante la primavera di Praga, ad esempio, documentata da una foto con dei giovani accalcati sul monumento della piazza Venceslao, pochi sanno che il fotoreporter rischiò di essere imprigionato poiché era proibito fotografare. E fuggì per una disattenzione dei poliziotti, mentre la folla, richiudendosi dopo il suo passaggio, impedì ai militari di inseguirlo. E molte, molte altre storie che vale la pena farsi raccontare dall'autore stesso. Così, in questo momento mi viene in mente il fatto che mi ha chiamato il direttore alle 10 di sera, alle 22, e mi ha detto che c'è un allarme terremoto in Garfagnana. Zamberletti aveva ordinato l'evacuazione di più di 100.000 persone. È stata una cosa tragica, perché mia moglie subito mi ha detto: come, gli altri scappano al terremoto e tu ci vai? E d'altronde è il lavoro, parto, e non ti dico, c'era la nebbia che non vedevi a 10 metri, c'erano i tir che cercavano di suonare per sorpassarmi, benché non si vedeva niente. Oltre a quella paura, arrivo a Sierra Valle, sparisce finalmente la nebbia, mi trovo un diluvio universale, una cosa incredibile, le piante che arrivano sulla strada, sull'autostrada. Ho sbandato più volte, poi arrivo in Garfagnana e ti dico, c'era torrenti, sassi, massi che venivano giù dalla montagna. Ho fatto un servizio che è stato molto bello, perché c'era gente che dormiva in macchina, gente che dormiva sul treno, gente evacuata nelle palestre delle cittadine, dei villaggi, diciamo dei paesi che c'era lungo la Garfagnana. Sono riuscito a portare un servizio che è piaciuto al direttore e siamo qui ancora a raccontarla, fortunatamente. Lo storico direttore Lamberto Secchi, recentemente scomparso, al quale hai dedicato una lettera aperta all'inizio della mostra, ti ha mai chiamato di notte o nei weekend o peggio ancora durante le ferie per spedirti in missione? Sì, lo sai benissimo che è abbastanza normale che ti chiami in qualunque momento. Quanto hai volato nel mondo per documentare la storia di quegli anni? Guarda, ho fatto tanti di quei voli che penso che l'Italia si sia comprato un jet. Qual è stata la reazione dei tuoi concittadini, per i quali sei un conoscente o un amico, ad una mostra di tale importanza? Guarda, sono rimasto veramente meravigliato, perché pensavo che solo gli amici mi avessero scritto alcune cose piacevoli e detto alcune cose piacevoli. In realtà sono rimasto veramente sorpreso. Mi hanno detto delle cose che mi hanno fatto veramente piacere. Sono veramente fortunato. Hai fatto questa mostra perché vuoi ravvivare i ricordi? No, non è stato per ravvivare i ricordi, comunque vale per i ricordi, perché la foto blocca un momento ed è una cosa eccezionale, è bloccato il tempo, quello che è riuscito a fare Panorama in tutte i suoi servizi. Avrai un archivio fortissimo, pensi un domani di lasciarlo a qualche istituzione? Guarda, ho immagini dappertutto, le ho nei cassetti, le ho nell'armadio, perfino sotto il letto. Non ho ancora pensato a chi posso lasciarle, eccetera. Comunque
senz'altro andranno a finire in modo che possano essere utilizzate. Come rispondono i giovanissimi a una mostra così importante? Con molto interesse per la documentazione e per le belle foto che si vedono. E spero che a fine settembre, ottobre, anche le scolaresche vengano a vederle, in modo che insieme parliamo un attimo di quegli avvenimenti, di quelle foto che ho fatto. Una mostra fotografica affascinante che avrebbe voluto una sede più consona e una pubblicità, una risonanza su più ampia scala. Con i mezzi attuali, la mostra nel paesino della provincia non è un limite, anzi è un'opportunità per vedere un altro angolo della nostra bella Italia, che nasconde spesso gioielli inaspettati. Anch'io c'ero e con la Lecchi abbiamo fatto parte per un quarto di secolo di una redazione che chiedeva molto, ma che dava anche tanto in termini di professionalità, aura e prestigio. Speriamo allora che possano vedere la mostra ancora tante persone e che si ricordino che un popolo non ha futuro se dimentica il passato.